Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 5,16 ottobre 1903. Trovandomi nel mio solito stato, mi sentivo tutta piena di peccati e di amarezza, onde si è fatto come un lampo nel mio interno. Ed appena ho visto il mio adorabile Gesù, ma però alla sua presenza i peccati sono scomparsi, Dio temendo ho detto: Signore mio, come alla vostra presenza, che io devo conoscere di più i miei peccati, succede il contrario? E lui: figlia mia, la mia presenza è un mare che non ha confini, e chi si trova nella mia presenza è come una gocciolina, che sia pur nera o bianca, che nel mio mare si sperde, come si può più conoscere? Inoltre il mio tocco divino purga tutto e le nere le fa bianche, come dunque tu temi? Oltre di ciò la mia volontà è luce, facendo tu sempre la mia volontà ti pasci di luce, convertendosi le tue mortificazioni, privazioni e sofferenze in nutrimento di luce per l'anima, perché il solo cibo sostanzioso è che dà vera vita alla mia volontà. E non sai tu che questo continuo nutrirsi di luce, ancorché l'anima contragga qualche difetto, la purga continuamente? Detto ciò, è scomparso. 18 ottobre 1903. Continuando il mio solito stato, per brevi istanti ho visto il mio adorabile Gesù e mi ha detto: figlia mia, sai tu che cosa forma il peccato? Un atto opposto della volontà umana alla divina. Immaginati due amici che stanno in contraddizione. Se la cosa è lieve, tu dici che non è perfetta, è leale la loro amicizia, fosse pure in cose piccole. Come amarsi e contraddirsi? Il vero amore è vivere nella volontà altrui anche a costo di sacrificio. Se poi la cosa è grave, non solo non sono amici, ma fieri nemici. Tale è il peccato. Opporsi al volere divino è lo stesso che farsi nemico di Dio, sia pure in cose piccole. Sempre la creatura che si mette in contraddizione col creatore. 24 ottobre 1903. Avendo detto al confessore i miei timori sul non essere volontà di Dio il mio stato, e che almeno per prova vorrei provare a sforzarmi di uscire e vedere se ci riuscivo oppure no, il confessore, senza fare le sue solite difficoltà, ha detto: va bene,
Domani proverai. Onde io sono rimasta come se fossi stata liberata da un enorme peso. Ora, avendo celebrato la Santa Messa, avendo fatto la comunione, quando appena ho visto il mio adorabile Gesù nel mio interno che mi guardava, con le mani giunte in atto di chiedere pietà ed aiuto, ed in questo momento mi sono trovata fuori di me stessa, dentro una stanza dove stava una donna maestosa e veneranda, ma gravemente inferma, dentro un letto con le spalliere tanto alte che quasi toccavano la volta. Io ero costretta a stare al di sopra di questa spalliera in braccio ad un sacerdote per tenerla ferma e guardare la povera malata. Ond'io, mentre stavo in questa posizione, vedevo pochi religiosi che circondavano ed apprestavano cura alla paziente e con immensa e intensa amarezza dicevano tra loro: «Sta male, sta male, non ci vuole altro che una piccola scossa». Ed io pensavo a tener ferma la spalliera del letto per timore che muovendosi il letto potesse morire. Ma vedendo che la cosa andava per le lunghe, quasi infastidendomi dello stesso ozio, dicevo a colui che mi teneva: «Per carità, fammi scendere. Io non sto facendo nessun bene e dando nessun aiuto. A che pro starmi così inutile? Almeno, se scendo, posso servirla, aiutarla». E quello: «Non hai sentito che anche una piccola scossa può peggiorare e succederle cose tristissime? Onde, se tu scendi, non stando chi mantiene fermo il letto, può anche morire». Ed io: «Ma può essere possibile che facendo solo questo le può venire questo bene? Io non ci credo, per pietà fammi scendere». Quindi, dopo aver ripetuto varie volte queste parole, mi ha sceso sul pavimento. Ed io, sola, senza che nessuno mi teneva, mi sono avvicinata all'ammalata e con mia sorpresa e dolore vedevo che il letto si muoveva. A quei movimenti quella illividiva la faccia, tremava, faceva il rantolo dell'agonia. Quei pochi religiosi piangevano e dicevano: «Non c'è più tempo, è già gli estremi momenti». Poi entravano persone nemiche, soldati, capitani, per battere l'ammalata, e quella donna così morente si è alzata con intrepidezza e maestà per essere piegata e battuta. Io nel vedere ciò tremavo come una canna e dicevo tra me: «Sono stata io la causa, ho dato io la spinta a far succedere tanto male». E comprendevo che quella donna rappresentava la Chiesa, inferma nelle sue membra, con tanti altri significati che mi pare inutile spiegare, perché si comprende leggendo quello che ho scritto. Onde mi sono trovata in me stessa e Gesù nel mio interno ha detto: «Se ti sospendo per sempre, i miei nemici cominceranno a far versare il sangue alla mia Chiesa». Ed io: «Signore, non è che voglia stare nel mio stato, il cielo mi guarda, non è che non voglia stare nel mio stato, il cielo mi guardi che io mi allontani dalla tua volontà anche per un battere d'occhi. Solo che se vuoi mi starò, se non vuoi mi leverò». E lui: «Figlia mia, non appena il confessore ti ha sciolto, cioè col dirti va bene, domani provaci, il nodo di vittima si è pur sciolto, perché il solo fregio dell'ubbidienza è che costituisce la vittima. E non mai l'accetterei per tale senza questo fregio. Anche a costo, se fosse necessario, di fare un miracolo della mia onnipotenza per dare lume a chi dirige, per far dare questa obbedienza. Io soffrii volontario, ma chi mi costituì vittima fu l'ubbidienza al mio caro padre, che volle fregiare tutte le mie opere, dalla più grande alla più piccola, col fregio onorifico dell'ubbidienza». Quindi, trovandomi in me stessa, mi sentivo un timore di provare ad uscire. Ma poi me la sbrigavo dicendo: doveva pensare chi mi era data l'ubbidienza, e poi, se il Signore mi vuole, io sono pronta. Allora, argomenti molto importanti in questa meditazione di oggi. Alcuni, diciamo, a sfondo prevalentemente spirituale, morale, altri che, come l'ultimo, è chiaro che si comprende che abbracciano anche la dimensione ecclesiale, anche alcuni aspetti, insomma, della nostra santa fede, tipo la comunione dei santi, gli effetti che l'operato di un solo giusto può causare nel bene o nel male quando viene meno su tutto il corpo ecclesiale, su tutta la compagine
della Chiesa, quindi andiamo con ordine. Allora, la prima cosa che Gesù dice è riguardo alla sua volontà, la goccia presente nel mare, no? E quello che spiega è che certamente, almeno fino a quando, come dire, non ci sia una fusione assolutamente perfetta, è possibile che l'anima contragga qualche difetto. Questo Gesù lo dice. Ma quando si è dentro il mare, Gesù fa un esempio molto, cioè se tu metti una goccia trasparente, una goccia nera dentro il mare, appena l'hai messa, pure se era nera, cioè una goccia nera dentro il mare non gli fa assolutamente nulla, no? Ecco perché Gesù spiega che l'anima sta in continuo atto di purgazione, quindi le piccole macchioline sono immediatamente purificate, purché però si stia nella divina volontà. Qui Luisa diceva che si mette alla presenza di Dio e anziché vedere i suoi peccati succede il contrario. Gesù spiega: la mia volontà è luce, quindi luce e tenebre non vanno d'accordo, come ci ricorda il Vangelo di San Giovanni. E facendo tu sempre la mia volontà, ti pasci di luce. E che tutte quante le opere buone fatte nella divina volontà e in obbedienza ad essa si convertono in nutrimento di luce per l'anima, di mortificazione, privazione e sofferenze. Purché siano tutte quante vissute e fatte, come sappiamo, anche da altri paralleli scritti, nella divina volontà, quindi quelle che il Signore ci manda, accogliendole con amore, e quelle anche che possiamo prenderci noi purché abbiamo un sufficiente grado, diciamo, di certezza che siano conformi ai divini voleri. Ecco, ma l'attenzione principale è cercare di mettere in essere tutti i mezzi conosciuti e che sappiamo dal complesso degli scritti di Luisa per rimanere, per quanto ci riusciamo, nella divina volontà. Il secondo paragrafetto spiega, questa è una bellissima definizione, abbiamo una definizione alternativa, ovviamente perfettamente conforme alla sana dottrina cattolica, alla tradizione, del peccato. Il peccato è un atto contrario della volontà umana alla volontà divina, un atto risolutamente contrario, quindi in cosa grave. Sappiamo che Sant'Agostino definì il peccato un'offesa a Dio, fatta disobbedendo alla sua legge, no? Quindi disobbedire alla legge di Dio è la stessa cosa che andare a opporsi alla sua volontà, no? E qui spiega, quindi, facendo il paragone dell'amicizia, questo lo vediamo, no? Anche nelle nostre cose umane, cioè tanto più cresce il tasso di sincera amicizia. E chi ha il dono di una qualche amicizia ringrazia il Signore, perché un'amicizia degna di questo nome, come dicono i bisapprensiali, il dono del cielo. Ma due amici, basta leggere l'ufficio delle letture del 2 di gennaio, quando San Gregorio Nazianzeno parla della sua amicizia con San Basilio Magno, o il contrario, adesso non mi ricordo. Lui diceva: eravamo due corpi, ma eravamo un'anima sola. Perché la vera amicizia comporta veramente questa unisonanza, che non è tensione, non è voler per forza compiacere a tutti i costi l'altro anche quando non fosse giusto opportuno, no? Ma è quella capacità, diciamo, dialogica di ascolto e di rimando reciproco che fa comunque di due persone una sola cosa. Quindi che esperisce, mette in essere tutte quante le modalità della bontà, della carità, della dolcezza, perché un'amicizia che fosse complice nelle cose cattive, quindi adeguandosi alle cose cattive dell'amico per farlo contento, non sarebbe un'amicizia vera. Chiaramente nell'amicizia con Dio
le cose pendono un po' verso uno dei due soggetti, no? Perché noi possiamo farci nemici di Dio, ma Dio non diventa mai nemico nostro, Dio non si fa mai nemico nostro. Subisce soltanto i nostri atti di opposizione e di inimicizia, ma Dio non cambia. L'amore che ha verso di noi è perpetuo, qui ci sarebbe, non voglio adesso ampliare troppo i confini della meditazione, no? Ma ricordiamo sempre che Dio all'inferno non ci manda nessuno. L'inferno è l'autoesclusione colpevole, volontaria, perpetua dall'amicizia con Dio, che purtroppo assoggetta alla cattiveria di Satana, che è il solo colpevole poi di tutte quante le sofferenze e i tormenti della dannazione. Io ricordo sempre quando parlo di queste cose che rimasi molto colpito quando vidi che San Tommaso d'Aquino, che pure sembra, come dire, non essere arrivato, non mi voglio permettere di giudicare un così grande dottore, no? Però lui attribuisce fondamentalmente l'inferno a un atto della divina giustizia, no? Ma mi sembra, quello che mi ricordo, quello che compresi, che non aveva fatto quei passaggi ulteriori, no? Che fanno proprio comprendere come non si tratta di una punizione inflitta da Dio, ma si tratta di una punizione che la creatura si affligge da se stessa contro la volontà di Dio. Però, nonostante che ci fosse questo, lui stesso, San Tommaso, dice che all'inferno arriva la divina misericordia, nel senso che con l'odio feroce dei demoni non si può sfogare tanto quanto vorrebbe, perché Dio non permette che i dannati siano tormentati più di quanto la gravità e il numero delle loro colpe sia meritato. E non con tormenti, diciamo così, non adatti al tipo di peccato, diciamo, per il quale si trovano all'inferno. Quindi questo lo dice San Tommaso, che pure a quanto, con tutto il rispetto, a quanto mi ricordo, a quanto mi sembrò di percepire, non aveva ancora chiara, come appare un po' di più nei tempi odierni, che la dannazione è l'atto supremo dell'esercizio disordinato e assurdo della libertà umana, che fino all'ultimo rifiuta l'amore di Dio, che per quanto sta in lui non cambia, e anche quando si converte per il nostro bene in qualche correzione, cosiddetti castighi, è sempre e solo, fino a quando siamo in questo mondo, per la nostra conversione e per il nostro bene. Quindi è da folli farsi nemici di Dio, no? Noi dobbiamo sempre pensare, e questo l'ho sempre detto anche, soprattutto ai giovani, per far comprendere tante cose, dico: guarda che se tu fai un atto impuro o non fai un atto impuro, che sembra che questa sia una delle materie più incandescenti per i giovani, non è che Dio gli cambia qualcosa. Non è che fai contento, non è che fai un favore a lui. Se gli dici di non fare una cosa di questo genere, pur essendo una cosa apparentemente divertente, bella, gratificante, piacevole, soddisfacente, tutto quello che vuoi, è perché il male che quest'atto produce, che tu non vedi, è grande, fa male a te. È come quando uno si mangia funghi avvelenati. Io tante volte ho. Da prete ho celebrato un funerale di una persona morta, poverina, perché si è mangiato un piatto di funghi avvelenati, perché dicono che alcune specie di funghi avvelenati, se tu te li mangi, sono buonissimi, sono più buoni dei funghi porcini, più buoni dei funghi galletti, non so, di tutte le più grosse prelibatezze. E tra l'altro dicono anche che alcune specie di funghi avvelenati sono molto simili a quelli, nell'aspetto a quelli simili che sono invece non avvelenati e buonissimi, e che solo un grande esperto li può far riconoscere, no? Diciamo queste cose perché anche nel Fiat Creante ci sono molti spunti di meditazione quando sappiamo vederli, no? Questa è una buona meditazione da fare. Te mangi, cioè, è chiaro che se il micologo ti dice: non ti mangiare il fungo avvelenato perché, ma è tanto buono, dice, te lo mangi e te ne va il creatore. Non va il creatore il micologo, va il creatore tu. Ecco, questo dobbiamo sempre ricordarlo, no? Mi permetto di chiudere, perché quando una persona
come dire, fa il peccatore, in realtà è ateo. Io più di qualcuno mi sono trovato poi dove gli dico scusa un attimo, ma tu ci credi in Dio oppure no? Perché non è il peccato, non è il problema di quello che fai o di quello che non fai. Se Dio esiste e ti dice di fare una cosa e di non farne un'altra, ed è buono, il discorso è finito, d'accordo? A meno che tu non sei matto. Cioè che vai contro la mente infinitamente più sapiente di te, che ti dice una cosa solo per il tuo bene. Se tu quella cosa la trasgredisci, ecco perché nel Vangelo di San Giovanni, l'ho detto tante volte, l'unico peccato che sembra che gli uomini possano fare è non credere in colui che il Padre ha mandato. D'accordo? Perché per me è da folli, d'accordo? Se una persona fosse veramente convinta e credesse che Dio esiste e che agisce soltanto per il tuo bene, dice non fare questa cosa, io piuttosto faccio ammazzare piuttosto che farla, no? La faccio. E non vado ad incrinare l'amicizia per quanto possibile, nemmeno nel poco, no? Quindi un conto è il difetto di cui parlava nel primo paragrafetto, no? Che poi si perde nel male della divina volontà, un conto è il peccato volontario, fosse anche minimo, su una piccola cosa, no? Che è una lieve contraddizione, certamente, ma non è più una perfetta e leale amicizia. Quello che è importante nelle nostre scelte, che per quanto sta in noi guardarci, ecco, dall'offendere anche minimamente il nostro Signore, che è una conseguenza diretta, diciamo, di una delle virtù teologali della fede e della carità, a mio modestissimo avviso, insomma. Bene, adesso arriviamo a un altro punto abbastanza delicato, che è il punto di questa immagine di questa donna sofferente, anzi agonizzante, siamo nel 1903, ottobre del 1903. Qui siamo nel, se non era già morto, non era già arrivato, siamo nella fase di transizione tra Leone XIII e San Pio X. Mi ricordo che San Pio X è iniziato nel 1904. Comunque siamo lì. E la Chiesa era a quei tempi bombardata pesantemente, a quello che sappiamo, sia dall'esterno, quindi era già ampiamente cominciata l'opera degli atei, dei massoni, insomma, non siamo molto lontani dalla breccia di Porta Pia, eccetera, eccetera, sia purtroppo anche da bombardate che cominciavano a infiltrarsi, anche se moderatamente, all'interno. Ai tempi di San Pio X ci fu la famosa lettera, no? Pascendi Dominici Gregis, di condanna del modernismo e anche insomma il timone insomma, che San Pio X cercò di prendere bene in mano, no? Per addrizzare la rotta della Chiesa. Certo, si confronta quella situazione a quella attuale, insomma. Adesso a quei tempi non c'erano i mass media, non c'erano, quindi non lo so, ecco. In ogni caso, diciamo che nel corso della storia la Chiesa subisce continuamente, perché quando Gesù dice le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, non prevarranno significa che non avranno la meglio, ma il tormento è continuo, d'accordo? Continuo. E se uno studia la storia della Chiesa, sono rari i momenti in cui non ci fosse qualche guaio, qualche tormento dentro o fuori, insomma, di tutti i colori ce ne sono stati, di tutti. Che cosa bisogna fare dinanzi a questo? Ecco, vede anzitutto pochi religiosi che circondavano ed ammaestravano cure alla paziente. Quindi, ammaestrare, cioè, cure alla paziente vuol dire anzitutto avere un grandissimo amore alla Chiesa, come dire, e sollecitudine, ecco, per cercare di fare quanto noi possiamo per tirarla fuori o aiutarla a uscire fuori dalle situazioni di infermità, di debolezza causate o da disordini interni dei propri organi, ecco, o da agenti patogeni esterni. Quindi questa è una cosa che devono fare tutti, pochi religiosi però. Che significa? Significa che altri o non gliene importa niente, o ci mettono il carico da 90,
Oppure, anziché prestare cure amorevoli, vanno a metterci l'acido fenico, insomma, dentro. Quindi, anziché, insomma, mi pare che l'ho già detto in qualche altra meditazione. Anni addietro c'era un presidente della Repubblica Italiana che si chiamava il picconatore. Penso che tutti lo ricordiamo, no? Se tu dai i picconi, 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 cioè sfasci tutto, non è che aggiusti qualcosa. Certo, il piccone certe volte serve se uno deve ristrutturare un'area, insomma, la deve demolire, poi la deve, però non si può soltanto il piccone. Ogni tanto bisogna pure usare la calce come si chiama, e la cazzuola per rimettere a posto, insomma, qualche muro. Si può soltanto il piccone. Perché lo sfascismo, che è il contrario di un oscuro movimento politico di estrema destra del secolo scorso, è molto diffuso, lo sfascismo, che non è come il fascismo. Lo sfascismo è quello che sfascia tutto, cioè che vede sempre a nero e che sta sempre inesorabilmente a mettere le dita sulla piaga. Questo non è assolutamente un modo di agire. Le piaghe vanno fasciate, vanno ferite, non vanno mostrate. E ostentate a volte, no? Oppure, ripeto, incancrenite buttandoci sopra l'aceto o l'acido fenico, innanzitutto da parte di tutti, perché adesso poi qui c'è il compito particolare di Luisa che emerge da qui, no? Da parte di tutti ci vuole un grandissimo amore, una grandissima cura. Cioè, la Chiesa è una cosa che ci appartiene, non è che se uno fa un peccato sono affari suoi, no, sono affari miei, sono. Non perché, cioè, è una cosa che fa male a me e io devo lasciarmi fare male da quella cosa e cercare di guarire quella ferita così come va guarita in stile evangelico. Poi Gesù spiega, no, chi sono, dice, entravano persone nemiche, soldati, capitani per battere l'ammalata e quella donna così morente si è alzata con intrepidezza e maestà per essere piegata e battuta. No, quindi però un conto sono gli attacchi feroci fatti dai nemici, un conto sono quelli che dovrebbero fare dall'interno i membri. È brutto vedere che solo pochi religiosi stanno al fianco della capezzale apprestando cure alla paziente. Ecco, le cure si esercitano con l'amore, con la misericordia, anche con la difesa. Se mi si consente, insomma, della Chiesa, non il difendere l'indifendibile, d'accordo? Ecco, però, cioè, un conto è un atteggiamento di chi ci mette il carico da 90, un conto, perché è vero che ci sono tanti peccatori, ma è vero che ci sono anche tanti santi, è vero che ci può essere qualche scandalo, ma ci sono anche tantissimi esempi edificanti e di carattere universale nella Santa Chiesa, d'accordo? È vero che ci sono state delle situazioni gravi, certamente. Ma tutte quante le situazioni vanno comunque, punto primo, ben analizzate, d'accordo? Quindi non andando dietro ipso facto e pedissequamente, insomma, alla propaganda dei nemici della Chiesa, no? Che caricano, enfatizzano e a volte anche esagerano certe cose, no? In maniera anche a volte storicamente non del tutto corretta. No, non possiamo accodarci al coro, ecco, dei detrattori così. Non va bene, non, ti ripeto, non possiamo difendere l'indifendibile, insomma, no? Se sono state delle cose oggettive, storicamente provate. Ecco, diciamo che c'è stato un buon esempio San Giovanni Paolo II, in quello che fece nel 2000, no? Dove, pur mettendo, come dire, qualche ditino nella piaga e compiendo quello che lui chiamava il gesto della purificazione della memoria, però circostanziò con molta attenzione. Bisognerebbe andare a rileggere bene tante le parole che ha scritto, no? Le situazioni che intendeva riconciliare. Bisogna leggere molto, dice. Io come Papa chiedo perdono a nome della Chiesa per qualche volta in cui qualche figlio della Chiesa, qualche volta qualche figlio che magari in nome della doverosa difesa della verità ha mancato alla carità. Tra l'altro questo è anche un fenomeno alquanto diffuso anche oggi, no? Quindi non è
né attribuire alla Chiesa qualcosa che non ha, né fare di tutto quanto un erba un fascio, né prestare. Certamente le cose che ci sono state, però l'atteggiamento fondamentale è quello dell'amore e della difesa, non dell'andare a picconare o a sfasciare tutto. Ecco, e qui entra il ruolo di Luisa. Cioè, se le vittime cessano di fare il proprio compito, questo nessuno lo sa, i nemici cominceranno a far versare il sangue alla mia chiesa. Qui c'è il prequel di Luisa, che questo suo solito stato, attenzione, non è soltanto il solito stato che stava sempre a pensare a Gesù Cristo, il solito stato era, lo sappiamo, no? quella cosa strana dell'irrigidimento, che era una grande mortificazione. Immaginate una persona che rimane come un palato, come un baccalà dentro il letto, e rimane così fino a quando il sacerdote veniva a fare il segno di croce. E questa la tormentava in continuazione, intanto cominciava a pensare: non è volontà di Dio, non è volontà di Dio. Che poi non dice che è il Signore che mi sospende, che non mi sospende. Era questo, anche perché poi gli veniva il santo pensiero. Attenzione, no? Ma devo dare fastidio al sacerdote che deve venire qua tutte le mattine a farmi sta cosa. Quindi, se il Signore mi libera, non do più nessun fastidio. Vedete il demonio com'è terribile, no? Quando farci uscire dall'obbedienza con le buone intenzioni. E Gesù dice: guarda, che se questo io. Solo che tu l'hai chiesto, qui andiamo al solo che tu l'hai chiesto, e il confessore ha detto: bene, domani provaci. Già questa ha peggiorato la situazione. Solo che tu l'hai chiesto. E qui Gesù fa la solita super catechesi sull'ubbidienza. Questo dobbiamo pensarci tutti. Ecco, ubbidiente fino alla morte, alla morte di croce. Questo dobbiamo pensarci sempre. Cioè, il valore di quello che Gesù ha fatto, come lui spiega, non è l'intensità atroce delle sofferenze che ha vissuto, e non soltanto quelle esteriori, come sappiamo, anche tutte quelle interiori che ha vissuto fin dall'istante del concepimento, ma è l'ubbidienza a lui ha fatto queste cose per ubbidire al Padre, e lo ha fatto per amore e con amore. È questo che ha dato valore a quello che ha fatto, perché senza l'ubbidienza e senza l'amore quelle cose non sarebbero valse a niente, manco se fatte da nostro Signore, mi perdoni, ma lo dice lui stesso, insomma, no? Ecco. Chi mi costituì vittima fu l'ubbidienza al mio caro Padre, che volle freggiare tutte le mie opere, dalla più grande alla più piccola, freggio unifico dell'obbedienza. E quando qualche anima ci avesse paura, dice: ma c'ho un direttore spirituale, qui parliamo del creanzato, dice: guarda, ti preoccupare, io faccio un miracolo della mia onnipotenza per dar lume a chi dirige, ma chi è diretto non si deve muovere da questa valle santa. Quindi non c'è nessunissima possibilità. Questo vale per le anime vittime, ma questo vale chiaramente stendendo il discorso a tutti. Appena si esce, anche minimamente, dall'ubbidienza a Dio e dall'ubbidienza alla Chiesa, non ce ne importa niente che tutti disobbediscono. D'accordo? Stanno tutti in piedi alla consacrazione. Le stare in piedi alla consacrazione è una disubbidienza, perché le norme liturgiche vigenti nella messa del Novus Ordo dicono che almeno dall'epiclesi al mistero della fede si sta in ginocchio. D'accordo? Per cui chi sta in piedi disubbidisce a una norma della Chiesa. D'accordo? Io sono un prete. Le norme della Chiesa dicono che l'abito ecclesiastico di un prete ordinario è la veste talare. Il clergyman è consentito, altro non è consentito. Per cui, senza voler giudicare certamente nessuno, se qualcuno esce da questo, disubbidisce ad una norma della Chiesa. E alle norme della Chiesa non si disubbidisce volontariamente, e neanche se lo fanno tutti, perché se lo fanno tutti chi se ne importa? Allora, vuoi amare la chi ubbidisce alla Chiesa? Anche tutti quanti disubbidiscono? No, tu no, tu no. Tu no, d'accordo? Che ti arriva un parroco e ti fa ammattire, stai, continua a stare in comunione con il parroco. Per quanto ti arriva un vescovo che ti fa ammattire, la stessa cosa. Ecco. Fuori dell'ubbidienza è tutto pericoloso, dentro l'ubbidienza è tutto benedetto da Dio.
Santa Vergine Divina Maria, concedici questa grazia grande di poter stare sempre dentro questa benedetta e divina volontà, di essere sempre vigilanti, attenti, cercare di evitare di fare il possibile, insomma, per non uscire da questo recinto sicurissimo, insomma, e di luce, ecco, che ci custodisce nella divina amicizia, ci tiene sempre costantemente purificati e ci fa gustare anche da qui quanto è bello essere amici di Gesù, non permettere mai che ci trasformiamo da amici in nemici, e soprattutto concederci una grande sollecitudine, un grande amore, una grande attenzione al bene della Chiesa, che non ci trasformiamo mai, ecco, neanche con nessuna buona apparente intenzione, ecco, in torturatori, ecco, della Chiesa, ma sempre come figli amorevoli e devoti, sappiamo avvicinarci alle sue ferite, fasciarle e fare quanto possiamo, ecco, per concorrere alla loro guarigione, al loro risanamento, ecco, allo splendore della Chiesa, ecco, che tutti desideriamo e auspichiamo, sperando di poter adesso nel nostro piccolo umilmente concorrere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.